Grazie. Now, signor Pallone, if he is here, I can't see him. Cari colleghi, tutti concordiamo sull'esigenza di creare uno strumento che possa intervenire in caso di crisi. Tale strumento deve necessariamente legarsi a politiche di bilancio rigorose e attente da parte degli Stati. Così facendo, mi auguro che non si ripetano le crisi come quella che stiamo vivendo in questi mesi. Il dibattito odierno ruota intorno al miglior modo di finanziare tale strumento. Il settore privato, come tutti sappiamo, ha avuto delle responsabilità nella crisi di alcuni paesi, per cui in casi del genere è giusto che ne assuma la responsabilità, ma l'eventuale partecipazione deve essere valutata caso per caso. Ritengo sia però necessario trovare degli strumenti nuovi e innovativi per finanziare lo strumento anticrisi. Un esempio potrebbero essere quello degli Eurobond, che alcuni vedono come un nuovo gravame sui bilanci nazionali. Ma non è così, anzi con l'emissione di Eurobond lo strumento anticrisi si finanzierebbe sul mercato attingendo dai capitali stranieri e da chi vuol fare investimenti. Un meccanismo basato unicamente sulla contribuzione per quote, sotto forma di mero accantonamento di riserve, comporterebbe un forte aggravio per gli Stati che dovrebbero trovare mezzi e capitali da dover depositare senza però portare alcun rendimento o ritorno. In una situazione come quella attuale, in cui da un lato si chiede agli Stati di attuare politiche rigorose in materia di bilanci per ridurre deficit e debito e dall'altra si chiedono contributi per la partecipazione al fondo anticrisi, si rischia davvero il collasso. Non può esserci il rilancio dell'economia europea se, allo stesso tempo, non si utilizza la forza dell'euro sui mercati internazionali e la crescita del merito di credito indotta al proprio risanamento. Grazie. Madame Ferreira is our next speaker. 1.5 minutes. Un minuto e mezzo, onorevole Ferreira. Grazie, Presidente. Commissario, un messaggio chiaro da questo Parlamento, una richiesta alla Commissione perché intervenga. Si chiede